Cari Guitarnauti, ciao, qui è Claudio che parla. Dunque, oggi vorrei parlare di accordatura. È un argomento che sicuramente è già stato trattato ampiamente da altri e anche da me all'interno del mio corso per principianti. Oggi però vorrei parlare di tecniche avanzate di accordatura. Che cosa intendo per tecniche avanzate? Intendo tecniche che richiedono innanzitutto una certa capacità manuale e un certo tocco sullo strumento, poi ti spiegherò il perché. E poi avanzate nel senso che non sono le classiche tecniche che si vedono utilizzare magari in spiaggia, nel senso che sono cose che non tutti conoscono. Sto parlando di una tecnica fondamentalmente basata sull'uso degli armonici naturali. Tra poco ti spiegherò meglio di che cosa si tratta. Ti ricordo che anche questa lezione, così come tutte le altre, è consultabile a partire dal sito e io ti invito a farlo da lì per motivi che ho già spiegato, cioè su YouTube non si riesce davvero a seguire un percorso. Sul sito abbiamo fatto un grande lavoro per riorganizzare tutte le lezioni per tema e per tipologia, quindi c'è una navigazione estremamente intuitiva e funzionale. Ma vediamo le nostre tecniche avanzate di accordatura. Dunque, prima di entrare nel vivo della questione legata all'accordatura, dobbiamo fare una parentesi iniziale per quanto concerne gli armonici naturali, perché sono una tecnica non conosciuta da tutti e all'inizio un pochino ostica. Quindi ti faccio sentire cosa si intende per armonico naturale innanzitutto, è questo suono qui. O questo. Quindi io qui ho suonato le corde Mi e La, ma anziché avere il loro suono normale, grave, è come se producessero un suono molto più acuto, anzi, lo fanno. Ok? E come ho fatto a produrre questo suono? L'ho fatto sfiorando la corda su un determinato tasto, in questo caso il 5, in particolare sull'asticella di ferro, all'altezza dell'asticella di ferro, quindi non al centro del tasto o comunque tra due asticelle di ferro, ma proprio in corrispondenza dell'asticella di ferro. Quindi la prima cosa che dovrai fare è un minimo di esercizio sul produrre questi armonici artificiali, perché la prima volta di solito questi armonici tendono a non suonare, di solito si tende a premere troppo e l'armonico rimane soffocato, ok? Quindi bisogna trovare il giusto sfioro sulla corda e poi dopo anche liberare la corda, cioè togliere il dito per lasciar risuonare l'armonico. Notare che puoi fare esercizi su tutte le corde, anche sul Mi cantino, ok? Sul Si. Vedi che non è semplice innescare questi armonici, eh? Sperimenta sul quinto e sul settimo tasto inizialmente. Questo è un bel armonico. Ok? Sul quinto e sul settimo tasto sull'asticella di ferro. Passiamo ora alle questioni più strettamente legate all'accordatura. Come utilizzeremo questi armonici? Paragonando gli armonici di coppie di corde. Facciamo un esempio. Io ottengo questo tipo di suono schiacciando sul quinto tasto della corda Mi, producendo questo armonico. Questo armonico dovrà essere uguale a quello prodotto sul settimo tasto della corda La. Sono la stessa nota, quindi una prima cosa che posso fare è semplicemente ascoltarli uno dopo l'altro. In questo caso sono abbastanza uguali, no? Quindi la chitarra tra queste due corde sarà accordata. E la stessa cosa potrò fare poi tra la corda La e la corda Re. Ascolto quinto tasto della corda La, l'armonico, ascolto quinto tasto della corda Re, sono uguali. Non è sempre così, potrebbe capitare di avere delle scordature. Facciamo un esempio, ora vado a scordare un pochino la corda Re, sentiremo questi due armonici dalla corda La e quello della corda Re. Non sono uguali, quindi dovrò andare a tirare, a intervenire per farli tornare uguali. Ok? Ecco, adesso io ho fatto, per via della grande abitudine che ho da anni, una cosa che ti vado a spiegare. Cioè, non ho suonato più gli armonici uno dopo l'altro, ascoltandoli, ma li ho suonati insieme, cercando proprio di lasciarli risuonare insieme, così. Ok? Come posso farlo anche sulle altre due corde, sul Mi e sul La. Adesso stanno risuonando insieme,
Ecco, io da questo posso avvertire due possibilità. O un suono piatto, privo di vibrazioni, ed è quello che io voglio sentire, perché quando il suono è piatto, privo di vibrazioni, vuol dire che le due note sono identiche, non vanno in dibattimento, ok? Oppure al contrario, posso avvertire un suono vibrante, proprio una sorta di onda, una cosa di questo tipo, che si innesca tra le due note. Allora, in quel caso, io so che le due note non saranno uguali. Va bene, non si capirà chiaramente qual è quella più alta, qual è quella più bassa, però sicuramente mi rendo conto dell'uguaglianza o meno delle due note. Quindi io suono le due note, in questo caso il dibattimento non c'è perché le due note sono uguali. Vediamo se riusciamo a provocarlo e a farlo sentire, perché può essere che dal microfono questa cosa non si avverta. Ecco, io sento chiaramente qui nella stanza, può essere che di lì non passi, una vibrazione adesso che ho scordato un pochino la corda là, ok? Mentre quando poi dopo le due note sono identiche, ora vado a correggere. Ecco, il suono si appiattisce completamente, questa vibrazione sparisce. Per riuscire ad avvertire questa vibrazione è anche importante avere la chitarra addosso, nel senso che si percepisce proprio la vibrazione anche trasmessa attraverso il corpo, ok? Ecco, c'è un piccolo problema, perché questo tipo di tecnica non può essere reiterato poi su tutte le corde, perché come tu sai, tra la terza e la seconda corda, quindi tra il Sol e il Si, noi accordiamo tramite il quarto tasto normalmente. In sostanza c'è una relazione diversa tra queste due corde rispetto a quella che c'è tra tutte le altre corde. Quindi la stessa tecnica di accordatura io la potrò usare tra la corda Mi e la corda La, tra la corda La e la corda Re e tra la corda Re e la corda Sol. Okay. Per accordare i due cantini dovrò utilizzare un escamotage ancora un pochino più raffinato. Ora ti faccio vedere. Quindi per accordare la corda Si andrò a prendere il Mi grosso e suonerò l'armonico che ho sul settimo tasto. Andrò a paragonarlo con l'armonico che ho sul Si sul dodicesimo tasto. È un armonico un'ottava ancora più in alto, va bene? Quindi non è esattamente lo stesso armonico, ma comunque li posso paragonare, verificarne l'intonazione e lasciarli ancora risuonare insieme per verificare eventuali dibattimenti che adesso non ci sono. Ok? Notare che se era giusto come ho accordato il Mi grosso, è giusto a questo punto anche la corda Si. Quindi è un metodo, se la chitarra è intonata globalmente, è un metodo comunque funzionale. E la stessa cosa andrò a fare per il Mi cantino, quindi sulla corda La questa volta produrrò l'armonico al settimo tasto e poi sul Mi cantino al dodicesimo. Li lascio risuonare insieme. Se risultano intonati, la chitarra accordata. Ecco, di tutti i metodi con cui si può accordare, tolto ovviamente l'accordatore elettronico, questo è uno dei più precisi, uno dei più affidabili. Fa sì che tutte le corde suonino bene insieme, intonate una con l'altra. Quindi esercitati e fallo diventare un modo di accordare tuo, sia sulla chitarra acustica che sulla chitarra elettrica. Bene, spero di averti dato qualche spunto interessante per raffinare le tue capacità di accordatura. Ricordati che l'accordatore elettronico non è per sempre. L'accordatore elettronico si dimentica a casa, si rompe, gli si scarica la batteria. Quindi bisogna essere in grado anche talvolta di saper accordare velocemente senza l'ausilio di questi strumenti. Esercitati con questa tecnica e diventerai molto più raffinato nella tua capacità di accordatura. Buona chitarra, buona accordatura e alla prossima lezione. Ciao!